Ok. Lasciamo stare i miei capelli, lasciamo stare tutto. Apple Event. Io sono un po' esterrefatto. Ho tanti pensieri per la testa. iPhone 15. Inaspettatamente è l'iPhone da comprare. Se dovete comprare un iPhone che non sia di quelli che sono stati presentati oggi, compratevi un iPhone 13. Il resto, nella maggior parte dei casi, lasciatelo stare. Ora esistono solo iPhone 13, iPhone 15, iPhone 15 Plus e i modelli Pro. iPhone 15. Ci sono rimasto troppo contento. Ovvio, ha un grandissimo problema, uno solo però, rispetto ai tanti di questo schifo di iPhone 15, però non mi lamento. Partiamo dal design di iPhone 15, che è il primo grandissimo fattore. 5 nuove colorazioni: nero, blu, verde, giallo e rosa. Beh, il nero è molto carino perché finalmente c'è la finitura di vetro opaco come sugli iPhone Pro fino al 14, che è bellissima, è bellissima. Già dei render, dalle cose così è bellissima, dalle foto che sono uscite è meravigliosa. E anche in questo blu molto molto chiaro merita uno spettacolo. Anche il verde è carino, il giallo è troppo smorto davvero, e stessa cosa è il rosino, non mi piacciono. Invece sul front sono come un iPhone 14 Pro o un 14 Pro Max Dynamic Island. Beh, il problema di questi iPhone: 60 Hz. 60 Hz nel 2023, 60 Hz con la Dynamic Island che si basa sulle animazioni. Ci sono telefoni a 120 € che hanno i 120 Hz. Un telefono da 979 € e ai prezzi ci arriviamo dopo, non ce li ha. 60 Hz nel 2023. Lo so. Il design varia anche esternamente, non solo davanti e dietro, ma anche di lato, dove non è più un angolo dritto di 90 gradi, ma è un po' più curvo. E mi piace. Su questo modello qua mi piace. Sapete già dove andrò a parare. Abbiamo anche delle nuove fotocamere. Nuova fotocamera wide 48 megapixel che non scatta in RAW, ovviamente, però tanta roba. E ovviamente anche il teleobiettivo 2x ottico 12 megapixel. Scusate, non sto guardando in camera, ma devo leggere. Si può dalla fotocamera sempre variare il fuoco nelle immagini dopo lo scatto, come in Cinematic Mode, finalmente. Mi piace un casino questa cosa. Non ho capito se sono in modalità ritratto, ma mi piace un casino. Batteria dicono che sia migliorata. Sarà meglio perché la generazione 14 ha avuto dei seri problemi di batteria. Sarà meglio che quest'anno ci possa dare qualche soddisfazione. Ha 16 Bionic. Ha 16 Bionic, un ottimo processore. USB-C si basa sulla USB-C 2.0. Sì, 2.0. Siamo nel 2023. E poi introduce la USB-C, già un miracolo. Io posso. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Io tutto questo gran miracolo nella USB-C non lo vedo. Cioè, sì, per il meme basta, perché allora, se io ora giro con un cavo Lightning e uno USB-C, poi c'è quello dell'Apple Watch, ma vabbè, è un altro discorso. Ora non è che girerò con un solo cavo USB-C se prendo un iPhone 15, girerò con due cavi USB-C. Quindi che mi cambia? Vabbè, oltre c'è la cosa dell'Unione Europea, ma che mi cambia girare con Lightning o con l'USB-C? Cioè, tanto. Ah, e sempre per la USB-C puoi caricare, tipo, attacchi le AirPods col cavo. Le AirPods 3 sono ancora con la Lightning. Le AirPods Pro di seconda generazione invece arrivano con la USB-C. Ha la Cinematic Mode in 4K iPhone 15? Non lo so, non lo so. Ovviamente c'è la funzione SOS che si estende. Su questo iPhone uscirà il 22 di settembre e sarà preordinabile da venerdì 15, giorno in cui inizia la scuola. E arriverà con iOS 17 che esce per tutti il 18. Io lo sto già testando da qualche giorno su iPhone, non ho resistito alla beta, mi dispiace. E arrivano anche
al posto degli accessori in pelle e in silicone, che quelli in pelle verranno dismessi subito, quelli in silicone, hanno detto, verranno dismessi a breve, non c'è dato sapere quando. C'è il Firewoven, che è tipo la pelle ma meglio, più resistente, più bello, non ho capito di cosa sia fatto. Andiamo ora alla parte interessante. Interessante un cazzo. iPhone 15 Pro fa schifo. E voi direte, come? iPhone 15 Pro fa schifo? Com'è possibile? Devo fare qualcosa da lanciare che posso lanciare. Apro la pagina di iPhone 15 Pro sull'App Store. Su cosa si basa questa cazzo di pagina? Un fottuto titanio. Non so se lo vedete, ma c'è scritto titanio. Metà del keynote, metà della parte sull'iPhone 15 Pro parla solo del titanio. Tra l'altro, mi ero dimenticato di dire, questi iPhone sono quasi del tutto riciclati. Titanio riciclato e la maggior parte di il cobalto 100% riciclato, quello usato all'interno, e anche il rame 100% riciclato. Bene, ciao. E già lì mi stavo cominciando a incazzare. Il design è più o meno quello, ma più meno un po' più stondato, ma comunque squadrato. Fottuto titanio. Che titanio spazzolato, abbiamo dei colori orrendi. Quest'anno io non ho intenzione di comprarlo, ma se lo dovessi prendere, vi dico, prendere l'unico bello, gli unici belli sono il nero e il blu, perché i colori chiari, il grigio titanio, che dai lì, che sembrava una figata, un bel grigio, è un beigiolino brutto, ma brutto, brutto, cazzo. Ah, magari poi visto dal vivo non è così, ma anche dalle foto uscite su Instagram dei recensori sembra veramente una delle cose più brutte che Apple abbia sfornato. Cioè, è veramente orrendo. Poi c'è il blu scuro, che non è malato, non lo so, non mi convince del tutto, ma sicuramente meglio di quell'altro. E poi abbiamo lui. Quello che è sempre stato il mio colore preferito su iPhone, gli ultimi due iPhone, no, su tre li ho avuti silver. Mi hanno fatto schifoso anche il silver, perché in titanio, perché quest'anno gli iPhone l'hanno voluti fare in titanio, quindi mi resta solo Space Black. Non penso passerò questo iPhone e dopo vi dico anche cosa ne penso in generale, perché ho delle opinioni un po' contrastanti con il resto di internet. Ma proprio Apple, cioè, ci tiene a dirtelo, forgiato nel titanio, poi ti viene qui sotto, leggi tutto sul design. Ah, questi sono i modelli proprio leggeri di sempre, capisci? Action button programmabile, un tasto programmabile al posto del fottuto switch del silenzioso. Ah, ovviamente questa è carta riciclata, già usata. Io spacco un pezzo di. Riduco così un pezzo di carta ogni volta che mi fanno incazzare. Action, ma io dico, no, lo switch dal silenzioso è tanto comodo. Io ho il telefono in tasca, metto il dito in tasca, cioè la mano in tasca, e col dito sento se il telefono è silenziato o no. È una cosa geniale! C'avevo dal primo iPhone, funzionava. Perché me la devi togliere? Non ha senso! Non ha senso! Non ha fottutamente senso. Oh, lo schermo è sottile. Guarda, c'è i bordi più sottili. Poi abbiamo un nuovo processore. La 17 Pro. Che cazzo di nome è proprio un processore A17 Pro? È tanto bello A17 Bionic. Sì, lo so, sto argomentando sul nulla. Abbiamo una GPU da 6 core al posto di 5. Abbiamo delle nuove fotocamere che non sono neanche poi così tanto wow. Cioè, wow! Il Pro Max ha la periscopica. No, c'è la periscopica 5x, è molto interessante come cosa. Però non mi dice, oh, guarda, cambio iPhone per la periscopica.
La fotocamera principale da 48 megapixel è più evoluta che mai. Scatta foto a una risoluzione altissima, con un nuovo livello di dettaglio e colore. I ritratti saranno visibilmente più belli e non c'è neanche più bisogno di passare alla modalità ritratto. Se il soggetto è una persona, un cane o un gatto, iPhone acquisisce automaticamente i dati sulla profondità di campo. Wow! No, in effetti è una cosa intelligente. Cioè, quindi abbiamo questa nuova 120 mm. Arriva da 24 a 120 mm, quindi abbiamo tipo 7 ottiche totali, macro, ultra grandangolare, un sacco di mezzo e poi questa 120 mm. Voglio vedere quanto è lo zoom digitale massimo. Secondo me un 20x arriva. Considera che il 14 Pro arriva a un 15x, un 20x questo te lo fa, se non di più, non lo so. Fino a 29 ore di batteria per il Pro Max. Anche qui iOS 17, anche qui tutta sta roba qua. Le foto non scattate in RAW non saranno più a 12 megapixel ma a 24. 4K a 60 fps per il ProRes. Academy Colors System, quella roba là, per gli Oscar. Cioè, puoi fare un film da Oscar. Foto per Apple Vision Pro, le foto 3D. E anche i video fatti con registrati con la doppia camera, ovvero la wide e la ultra wide, gli special video, dei video 3D. Puoi vedere su Apple Vision Pro. Scioccante. Bene, bene, bene. Cosa voglio dire su questi iPhone? Io sono molto stupito di me stesso e di Apple. Perché io se ora non avessi iPhone 14 Pro Max e dovessi comprare un iPhone, fino all'anno scorso avrei detto, sì, ovviamente prendo il modello Pro, o il Pro Max perché mi piace il patacone. Detto così è brutto. Quest'anno per la prima volta, senza considerare che ho quel telefono là, prenderei iPhone 15 e non 15 Pro, 15 Pro Max. Oltre perché non mi piacciono esteticamente, ma poi dell'estetica chi se ne frega. Perché, boh, alla fine c'è quasi tutto. La qualità video è pressoché identica. Manca la 3x, che ogni tanto sento la mancanza, ma avendo la 2x digitale fatta che fa in 12 megapixel, boh, preferisco anzi la 2x alla 3x, sinceramente. Cosa c'è di così tanta differenza che mi fa dire wow, processore ottimo, la batteria spero sia meglio. Sì, non c'è il Always On Display, quello, ma, guarda, su iPhone ho smesso anche di usarlo perché con iOS 17 mi consumava troppa batteria. L'unica veramente roba sono i 120 Hz che mi mancherebbero, quello sì, quello molto, però per il resto basta, un iPhone 15 Plus lo potrei usare tranquillamente. Con i 120 Hz meglio, ma un iPhone 15 Plus, anzi lo... Non lo so, non lo so. Ragazzi, quest'anno sono molto indeciso su cosa dire su questi iPhone. Mi hanno un attimo destabilizzato, come so. L'ho scritto anche su Instagram, non lo so. Perché poi parlando di prezzi, Apple ha abbassato i prezzi anche di altri suoi prodotti. Sono molto contento, spero che durante l'autunno continui a farlo. Perché l'iPhone Pro costa uguale, ma in America è alzato. Quindi se guardiamo i prezzi degli iPhone Pro, poi guardiamo anche quelli dei normali, iPhone 15 Pro viene 1239, e anzi l'anno scorso era 1339, quindi è abbassato. Invece 15 Pro Max è rimasto uguale dall'anno scorso, in America è alzato, però qui abbiamo 256 giga, e l'anno scorso 256 giga veniva 1700. Quindi... Boh, beh, grazie Apple, cioè ci hai fatto il regalino di Natale? Dici, i prezzi di iPhone 15, 979 per l'iPhone 15. Allora, parliamoci chiaro. iPhone 13 veniva a 9,49. 30 euro, sono comunque 30 euro in più, ma vaffanculo. E 1129 invece per il Plus. Cioè, potevi farmi a quel punto 1079? Vabbè. Non contesto, ma soprattutto mi sono accorto di una mancanza. Il Product Red, ragazzi, l'iPhone rosso. In titanio non si può fare l'iPhone rosso, ma io, cioè, l'iPhone rosso, il Product Red.
Perché no? No, perché non c'è? Ci sono. Oltre che molto in dubbio, molto triste. Ah, datemi il tempo, arriverà anche un video un attimo più dettagliato, lo giuro.